come cappellano militare il mio superiore, il capitano Umberto Schioppa, delle nostre truppe. Il sacro dovere mi impone, che mi impone la mia coscienza di soldato, e per il voto che mi sono imposto di onorare le anime benedette dei soldati di Austria e di Ungheria caduti in tutte le guerre, quest'anno mi vedono convocato a Vienna per la festività della Vergine Immacolata Concezione, festa anche delle forze armate di Austria e di Ungheria, a rapportare sul mio operato. Nonostante questo, il mio cuore sarà sempre presente ovunque si celebri il ricordo delle nostre gloriose armi e ovunque siano esse onorate. Il mio pensiero va a tutti presenti insieme al mio caloroso saluto. Per farmi perdonare la mia assenza, allo stesso momento in cui si celebrerà la sacra funzione, mi recherò alla tomba di Sua Maestà Maria Carolina, nostra amatissima sovrana, alla quale porgerò, col vostro permesso, il saluto di tutta l'assemblea e quello del nostro sacro vessillo che porrò alla sua bara. Inoltre prometto che l'anno venturo verrò da voi a festeggiare questa ricorrenza e per far benedire la nuova bandiera che ho ricevuto per il mio reggimento, l'unica bandiera di guerra delle due Sicilie appartenente ad un reparto operativo. Detto questo, ti prego di salutare l'assemblea a mio nome e di dire una preghiera speciale per chi ha combattuto e dato la vita per il suo Dio, la sua patria, il suo re e la sua famiglia, perché chi arriva a sacrificare la sua vita per questi ideali merita di diritto un posto accanto a chi tutti noi ci sottomettiamo. Viva Orre Mosto e viva Don Luciano, che è il nostro amato cappellano. Capitano.